Eccoci con un altro video, cosa mangio in un giorno? Questa è la mia colazione di oggi, ci sono le fragole, le more, i mirtilli e c'è una torta che ho fatto al limone e sopra ho messo un po' di marmellata di fragole. Questa qua è la torta che ho fatto, vabbè, sono degli avanzi in verità di un po' di spagna al limone che io utilizzo per farci colazione. Poi qui c'è il pranzo, ho fatto le friselle e ci ho messo sopra il pomodoro, questo è un pomodoro giallo che io ho frullato con un po' di sale e un po' di olio, metto sopra le friselle e poi le vado a guarnire e ci metterò un po' di mozzarella e anche il prosciutto e la rucola. Ecco qua, questa è la mia frisellona nel piatto e mi piace ogni tanto, insomma, fare questi pranzetti freschi, ecco, a base di frisella, pomodoro, mozzarella, eccetera. Però ho fatto anche i fagiolini lessi, quindi mangio i fagiolini lessi e metà di un uovo lesso che mi era rimasto, quindi mangio questi, tra virgolette, avanzi. Per cena invece ho ordinato un hamburger da Honest Burger, questo è un hamburger al formaggio, un cheeseburger con un po' di bacon. E qua c'è anche un'insalatina e mi hanno messo questa vinaigrette su. E niente, quindi mangio questo hamburger con le patatine fritte al rosmarino. Ed eccoci nuovamente a colazione. Questa mattina c'è un pezzo di red velvet. Ho fatto la tortina red velvet nel piatto. Ci sono anche i kiwi, le fragole e il melone, quello bianco. E poi qua c'è il solito porridge che io faccio con vabbè, l'avena, i semi di chia e lo yogurt. E poi c'è il tè, naturalmente io bevo sempre il tè, ma in verità qua c'è della vitamina C. Questa mattina mi ero dimenticata, ho bevuto la vitamina C. E adesso passiamo al pranzo. Per pranzo ho fatto questo tipo di pasta che si chiama radiatori. Ho fatto una specie di pasta con il granchio, ecco, vedete, cioè il patè di granchio in mezzo. Quindi ci mangiamo questa pasta col granchio. E per cena ho preparato il polletto. Ho fatto il polletto arrosto a metà, il galletto, con le patatine e l'insalata. E con questo polletto, galletto, finisce il video. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, commentate e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!